ma nel sapore di un abbraccio, voglia di rivedersi, il tempo speso per non dirsi addio. È la consapevolezza incastrata tra i pensieri di chi ami. Domani il sudore di una madre che affatica corpo e mente, la curiosità vissuta in ogni istante è il palmo di una mano aperta e Dio che ha deciso tu ci sia. È ogni prima volta, è una casa vuota, è una nuova sposa, pagina ingiallita, grato della vita anche dentro la bufera. Domani è moneta, testo, croce della fretta, il batticuore di chi cerca tenerezza. È dimostrare che in amore forse vince chi ci resta. È attendere l'odore del sugo di domenica oppure dedicarsi e quindi non morire. È il pugno nella pancia di chi non ha un domani. È il grido di dolore di chi vuole fosse ieri. È ricominciare, liberi di osare, è voglia di scoprire. E ogni 10 maggio la rabbia ed il coraggio è l'ultimo miraggio. Gioia per un tuo successo, grafia migliorata dei bimbi all'altro corso, e il resto che rimane oltre ogni decisione, la differenza tra dignità e umiliazione. Domani è capire e chi può garantire soltanto un certo grado di stupore. È costruire il tuo futuro e saper dire grazie di un abbandono. Saper pregare, fermarsi a ragionare, rischiare di cadere. Voglia di sognare, avere un'obiezione, volere raccontare. Domani è ogni incrocio in cui non sai che fare, è come un libro nuovo, una nuova citazione. Domani è identità e occupa lo spazio di ogni direzione. Domani è non voler correre più il rischio di essere ingrati. È il desiderio degli anziani a piegare e stipare banconote di piccolo taglio. È provare gioia di ogni obiettivo conquistato, più che godere degli insuccessi altrui. Domani è il dolore dei calli nelle mani di un contadino, di un pescatore, di un cavamonte che deve continuare a scavare anche domani. Domani è voglia di incontrare sguardi sinceri. È la voglia di sorprendersi e imbastire il tempo in base a quanto vuoi che duri. Domani è pregare chi ti ha sistemato la vita di non andare via. Domani è investire in partenze per dare più senso ai ritorni, avere più terre nelle gambe, sotto ai piedi, dentro agli occhi, in fondo all'anima. Domani è avere una terra per l'identità, è la consapevolezza di far parte del viaggio, ed il viaggio richiede tempo, pazienza, preparazione, attesa.